Allora, mi raccomando, questo lo scrivo perché ormai è un po' tutto sporco qua. Questa è l'accelerazione, che è questa curva gialla. Questa è l'integrale di questo. Cioè questo è v dell'istante t uguale a quello iniziale più l'integrale di quello. D'accordo? Quindi, se V0 fosse positivo, cosa vuol dire? Siccome la caduta è verso il basso, ce l'ho già qua. Se la velocità iniziale è verso il basso, quindi se V0 è positivo, allora il grafico sarebbe questo. Inizialmente la velocità è positiva e vale V0, e a partire da questo valore lui arriva a un certo asintoto, a un valore asintotico, che so, questa qua. Quindi lui da questo valore sale in maniera che non sto più a disegnare, vi lascio a voi. Questo è il grafico quando parte da zero. Se invece la particella era lanciata verso l'alto e avesse avuto una V0 negativa, allora il grafico sarebbe stato questo, no? Se questa è la direzione della velocità positiva, quindi di questo è verso il basso, velocità, questo qua, verso, e questo invece è verso l'alto, velocità negativa, lui partiva da un valore negativo, da un V0, che era minore da 0, e da qui, se questo è il valore asintotico, lui ci arriva così. Pensateci! Quindi questa è la formula generale. Questa è la formula, questa qua è la formula quando la velocità iniziale è zero. Siamo d'accordo? Alcuni commenti che anticipano la fisica. Supponiamo che non ci fosse fluido. Il B, quel parametro B, è quello che descrive la presenza del fluido. Poi ci sono fluidi più o meno viscosi, più o meno facili da attraversare. Per esempio, l'aria è un fluido, l'olio d'oliva è un altro fluido. Quale dei due, secondo voi, è più difficile da attraversare? Ovviamente l'olio. Quindi immaginate di togliere l'aria del tutto. Non c'è aria, non c'è fluido. Quindi immaginate una caduta di un grave in assenza di fluido. Quindi, quando questo parametro B vale 0, cosa succede a tau? Tau cos'è? Tau è M diviso B. Quando voi diminuite il B, rendete il fluido sempre meno viscoso, cosa succede a tau? Diventa sempre più grande. E per l'assenza totale del fluido, il tau è infinito. Cosa vuol dire? Che questa funzione esponenziale non muore affatto. Cioè, se B è 0, questo vale 0, e alla 0 vale 1, e questo è G, e sarebbe un'accelerazione costante. Quindi invece di avere un'accelerazione che muore esponenzialmente, in assenza di fluido, l'accelerazione rimane costante. Per un fluido poco viscoso, l'accelerazione muore esponenzialmente, ma molto gradualmente. Per un fluido molto viscoso, muore così. Quando non c'è fluido, l'accelerazione non cambia affatto, ed è G. E quale sarebbe l'andamento della velocità se non ci fosse un fluido? Non sarebbe questa funzione qua. Quale sarebbe? Anzi, facciamo di nuovo il caso che parte da fermo, quindi questo è solo per essere avvertiti. Quindi io voglio fare il grafico quando la velocità iniziale è 0. Quando la funzione, quindi, parte da 0, la velocità positiva vuol dire che scende il corpo. Dovete abituarvi già adesso a guardare i grafici cinematici in questo modo. Cosa vuol dire velocità positiva? Vuol dire che al passare inesorabile del tempo, il tempo aumenta,
una, cos'è una velocità? L'ho detto prima, una velocità in ultima analisi è un delta x su un delta t. Se questo è positivo, vuol dire che gli aumenti inesorabili del tempo corrispondono a un aumento di x. Quindi una velocità positiva vuol dire che la x diventa sempre più grande, ma x per noi è verso il basso. Quindi velocità positiva è verso il basso. Abituatevi già adesso a guardare così le cose. Quindi in presenza di fluido, cosa succede? Che il grafico arriva asintoticamente a questo valore qua, che è mg diviso v. Arriva asintoticamente, è un 1 meno l'esponenziale. Uno potrebbe costruirlo bene facendo le tacche caratteristiche. Quindi io potrei obbligarvi all'orale di non fare una curva del cazzo, ma di farne uno per bene. E come lo costruisce? Fai vari tau e fa 36% oppure 1 meno 36% che è 64%, cioè lo costruisce, no? 1 su e per 1 su e per 1 su e lo costruisce e fa una bella figura orale. Se uno fa, ma professore più o meno va, non si capisce se va a un asintoto o no, no? Mi raccomando, vedete gli orali con l'intenzione di far capire che avete studiato, che avete l'idea chiara. Se il fluido è sempre meno viscoso, cosa succede? Guardate, a parità di grave, anzi, siccome uno studente mi ha appena fatto la domanda, ma se io faccio cadere, non so, un topolino o un pianoforte da un edificio, cosa succede? A parità di fluido raggiungeranno velocità limiti diversi, perché dipende dalla massa. Però la massa, devo ancora spiegarlo, però intuitivamente, se io prendo un topolino e provo a accelerarlo, sarà facile. Se prendo un pianoforte a coda e cerco di... è molto più difficile, quindi la coda, non perché è pesante, non confondere massa col peso. Voi potete determinare la massa di un corpo rispetto a un'altra in assenza di forza peso, in assenza di gravità. Prendete in mano e fate così. Se è facile farlo accelerare, avrà una massa piccola. Se è molto più difficile farlo accelerare, ha una massa maggiore. Quindi quello che appare qui è la massa in quel senso. A parità di pianeta, terra, a parità di fluido, aria, la velocità limite dipende dalla massa. Chi ha una massa maggiore avrà un asintoto più alto. D'accordo? Quindi che sia chiaro, non sto dicendo che tutti i corpi hanno la stessa accelerazione. Tutti i corpi avranno la stessa accelerazione, quindi se parto da fermo avranno la stessa velocità quando toccano il suolo. Quando? Quando non c'è il fluido. O quando riesco a diminuire gli effetti del fluido. Per questo è il classico esperimento che faccio ogni anno, forse l'avrete anche visto nelle scuole. Io non ho costose pompe a vuoto da poter rimuovere l'aria da questa stanza, anche perché poi morireste tutti, ma potrei costruire con molti soldi una specie di campana di vetro, attaccarci una costosa pompa, accenderlo e fare un vuoto, almeno parziale, dentro la campana e poi con un meccanismo di rilascio far cadere, che so, una piuma e un sasso e far vedere che partendo entrambi da fermi, avendo la stessa distanza da attraversare, arriverebbero simultaneamente, che io traduco nel dire che arrivano con la stessa velocità. È la famosa esperimento di Galileo. Ma in assenza di tanti soldi così, io cosa faccio? Questo corrisponde alla mia piuma. La penna corrisponde a un oggetto, è evidente che in assenza di tentativi di controllare l'effetto dell'aria, è evidente che la penna è la prima, mannaggia, ma come posso dimostrare che è l'aria che fa, che è responsabile? Già lo potete vedere perché la piuma svolazza, eh? Ma c'è un altro modo. Metto la piuma sopra il quaderno, sono caduti assieme, l'avete visto? Avviene molto rapidamente, senza tanti soldi, sono caduti assieme. Questa è una dimostrazione che il quaderno ha fatto strada, ha aperto l'aria e quindi il foglietto di carta è caduta senza essere
in qualunque modo rallentato all'aria. L'avete visto? Fatto la casa, d'accordo? Senza costose pompe a vuoto, eccetera. Oppure è evidente che l'aria è lo stesso oggetto, ha la stessa massa, non è che è cambiata la massa, se io faccio così col foglio, no, cioè la stessa massa, eppure con ridotto o aumentata la sua densità, cioè occupa meno volume, riesco a rendere l'effetto dell'aria praticamente trascurabile, cioè entro la precisione in cui riusciamo a guardare senza avere costosi sistemi di fotocellule che misurano o telecamere ad alta velocità, voi potete dire che arrivano ragionevolmente nello stesso istante, a differenza di quando il foglio era aperto, quindi uno vede subito che è l'effetto dell'aria. E la cosa che mi stupisce è che gli esseri umani abbiano impiegato secoli per accorgersi di questo. Cioè, pensateci, come faceva Aristotele, una delle persone più intelligenti del mondo, che siano mai vissute, a non vedere questo semplice fatto? Io sono molto stupito, cioè non riesco a capire questo fatto. Come mai si vede che in antica Grecia forse andavano giù tutti in tunica, in sandali, non faceva molto freddo neanche d'inverno, quindi forse Aristotele non ha mai attraversato un lago ghiacciato? Perché se l'avesse fatto avrebbe scoperto la legge di inerzia molto prima, no? Cioè, è veramente interessante come le persone non siano riuscite a vedere cose che per noi sono semplici, perché noi viviamo in un mondo di automobili, a moto, treni, aerei, quindi molti concetti di fisica voi riuscite a capire subito. La gente prima della diffusione di massa degli automobili, figuriamoci degli aerei, molta esperienza di esperimenti di fisica non ce l'aveva, un'esperienza di fisica. Ma questo qua della carta arrotolata, com'è possibile che a nessuno avesse notato una cosa del genere? Comunque, è andata così, ok? Quindi, se ho un B piccolo, facciamo così, se ho un B grande, poi lo faremo di nuovo questo esercizio, io sto facendo un discorso qualitativo per il momento. Se ho un B grande, cosa succede? Intanto il limite scende, per esempio se io raddoppio la B, siccome la B è il denominatore, se io raddoppio la B, la velocità limite si porta qua, quindi l'asintoto nuovo è questo. Ok? Ma il tau com'è? Il tau era m su b. Quindi se io ho b2 uguale a 2 volte b1, qual è il legame tra t2 e tau 1 e tau 2? Siccome tau è uguale a m diviso b1 e questo è uguale a m diviso b2, ma b2 è 2 volte b1, vedete che tau 2 è uguale a metà di tau 1. Giusto? Se io raddoppio la B, la tau diminuisce di metà. Quindi, se questo è la tau, facciamo la curva. Io adesso disegno la tau della curva con questo limite qua. Supponiamo che questo sia la tau. Tac, tau 1. Questi sono tau 1. Quindi, dopo tau 1, lui deve arrivare a 1 meno 36, quindi 1 meno 0,36, che cos'è? È 0,64% del valore finale. Quindi questo è il valore finale, 50% è qua, 60, 70, 80, 90, sarà circa qui. Ok? Dopo un altro tau, lui deve arrivare al 64% di quello che per arrivare in cima. Quindi sarà circa qui. Dopo un altro tau, sarà circa qui. Quindi in, che so, in rosso facciamo la curva con B1. Adesso faccio la curva con B2. Quindi B2 è 2 volte B1. Ok? Quindi vuol dire che tau 2 è metà di tau 1. Quindi quello che è un tau qui è già 2 volte tau 2. Tau 1 è questo. E questo è 3 tau 2, ok? Perché tau 2 è metà di tau 1, vi vedete?
Mi seguite? Quindi in blu lui arriverà qua. Poi arriverà qua. Poi arriverà qua. Ah, sbagliato, qua giù. Bravi, sentivo un borbottio. Quindi lui arriverà, siccome il valore finale è questo, deve arrivare a questo è 50, sarà circa qua. Poi devo arrivare circa qua e devo arrivare circa qua, quindi è così. Ok? Quindi la velocità limite è dimezzata no, ma ho fatto il disegno sbagliato. No, non è quello che volevo fare, perché io volevo fare la B1, quindi ho visto l'errore e la rifaccio. Eravamo entrambi sbagliati, stavo sbagliando, ma voi mi avete fatto, ho sbagliato due cose, voi mi avete segnato su uno. Coraggio. Coraggio, silenzio. Se questo è il valore di velocità limite, o era giusto? Era giusto. Ok? Una cosa del genere, era giusto. Quindi questa è la curva 2 e questa è la curva 1. Ok? È giusto, era giusto. Bene, ho un mg diviso b2 e un mg diviso b1. B2 è uguale a 2 volte b1, quindi è metà. E la tau, questo era giusto, d'accordo? Cosa succede se io diminuisco la b? Allora, facciamo un po' un conto. Qual è la formula? Eccola qua. Cioè, anzi, faccio questa domanda qua. Fatemi pensare. Fatemi pensare. Se io vi chiedo qual è la derivata di questa, cioè l'accelerazione è questa. Silenzio per cortesia, siamo stanchi, però questo non vuol dire di gettare la spugna, eh? Vuol dire che dobbiamo reagire, un respiro profondo, mettete le dita in una presa elettrica, datevi un pizzicotto, ma reagite, non fate conversazione perché poi l'entropia aumenta. Ragazzi, silenzio per cortesia. Noi abbiamo ottenuto questo integrando questo nell'ipotesi che la velocità iniziale fosse 0. Fate l'opposto per verificare. Quando fate gli integrali, siccome gli studenti non amano molto fare gli integrali, tendono a sbagliare, vi esorto, ottenuto una risposta, fate la verifica. E qual è la verifica? Di derivare questo è meglio che questo sia la risposta. Ovviamente per V limite intendiamo mg diviso b, d'accordo? Quindi se io vi chiedo qual è l'accelerazione iniziale con una velocità così, la vedete da qua, l'accelerazione iniziale con t uguale a 0 vale g, d'accordo? Quindi in realtà questo grafico qua, il modo migliore per disegnarlo è questo: tirate una retta che avrà pendenza g. Attenzione, sembra questo vuole essere una retta, vedo che c'è una. Questa è la retta V di T uguale G T. Quello è la retta V uguale G T. Dovete convincervi che la funzione, questa qua, ha questo aspetto.
lui inizialmente sale con pendenza G, perché inizialmente qual è l'accelerazione di questo? È G! Qual è l'accelerazione? È il valore di questo, e qual è l'accelerazione iniziale? È il valore di questo quando t è uguale a 0. E quando t è uguale a 0 l'accelerazione è G. Quindi inizialmente la funzione rosso, che è questa qua, deve cercare di seguire questa retta. Poi comincia a scostarsi sempre più fino ad arrivare per l'appunto al suo assetto. Questo è il modo di disegnarlo. Si traccia la pendenza iniziale, che è la retta V uguale GT. Quindi questa qua è la legge della caduta dei gravi, se volete, di Galileo. Cioè quello in assenza di fluido. In assenza di fluido l'accelerazione è G. Quindi, se l'accelerazione è G, se A è uguale a G, la velocità in un istante T è uguale alla velocità iniziale, che in questo caso vale 0, più l'integrale di questo cazzo di costante da T. E questo cos'è? È semplicemente GT. Quindi G per T è l'andamento della velocità in assenza di fluido. La velocità crescerebbe linearmente nel tempo, aumenterebbe sempre più. Quindi se voi siete in assenza di fluido e alzate e cadete, acquisterete sempre più velocità. In presenza di un fluido viscoso, con proprietà che dovrò poi dire più avanti, la velocità inizialmente cresce come direbbe Galileo, ma poi si discosta sempre di più fino ad arrivare a un valore mg diviso b. Se prendete due corpi che hanno la diversa massa, in assenza di fluido, seguono esattamente la stessa retta. La velocità non dipende dalla massa, ma in presenza di un fluido dipende dalla massa, perché la velocità limite è mg diviso b, come mi chiedeva il vostro collega. A parità di g e a parità di b, corpi che hanno masse diverse avranno velocità a limiti diversi. Ok? Va bene. Mi raccomando, da questa velocità tiratevi fuori qual è la posizione. Come si fa? Fatelo, se volete fate anche la versione che parte da zero. Quindi se questo è l'asse dell'x, questo è l'asse dell'x, metto la x positiva verso il basso e questo è l'origine, fate l'esercizio di calcolare la posizione sapendo che inizialmente si trova qua, fermo. Che velocità avrà? Quale posizione avrà in un generico istante t? Fatelo, calcolatelo, lo chiederò a un orale o uno scritto. Dovete fare questa integrale, è semplice. Va bene. Facciamo questa legge oraria qua. Come vedete, ormai questa è fisica, eh? Sto anticipando un sacco di cose perché le cose che devo fare non sono banali e prima li sentite meglio è. Silenzio! Basta, veramente. Venite nei concerti, non so, di Mozart, di Bach, all'inizio la gente si muove, le sedie si siedono, e il maestro è là in attesa che ci sia silenzio in sala.
E lentamente c'è il silenzio, e sta per fare così. Poi qualcuno ha voglia di girare e strozzarlo, no? Applicare un momento torcente al corpo. Facciamo un moto del piano. Quale piano? La lavagna. Scrivo la legge oraria. Facciamo così, anzi vi do le accelerazioni. Vi do le accelerazioni. L'accelerazione nella direzione X sia 0 e l'accelerazione nella direzione Y sia G. Una costante. Questo sia l'asse X, questo sia l'asse Y. Così vi abituo a disegnare in maniera strana. Quindi, supponete adesso che questo sia le accelerazioni e io vi do due pezzi di informazioni. Vi do la posizione iniziale e la velocità iniziale. Quindi vi dico che inizialmente la particella si trova qua, quindi inizialmente x di 0, così intendo per x0, intendo x parentesi t uguale a 0, no, non lo scrivo più, magari questa è l'ultima volta, o una delle ultime volte. Supponiamo che sia 0, che y0 sia 0, quindi la posizione iniziale sia 0, questa è la posizione iniziale si intende. Velocità iniziale, quindi con la posizione iniziale, visto che la posizione è un vettore, devo dire x, la coordinata x, la coordinata y. La velocità iniziale, la velocità è un vettore, devo dire la vx e la vy. Quindi supponete che lui abbia velocità nella direzione x iniziale. Cosa intendo con questa notazione? Intendo la componente x della velocità quando t uguale a 0. Immaginate che sia, facciamo così, una costante, e supponiamo che sia positivo. Cosa vuol dire? Positiva. Che al passare del tempo la componente x aumenta, si sta spostando verso destra, la componente x sta andando di là, e la componente y della velocità sia, che so, 0. Quindi inizialmente la particella è qua, e se io disegnassi una freccia a rappresentare il vettore velocità, come sarà? Il vettore velocità è velocità iniziale è uguale a vx0 nella direzione x e 0 nella direzione y. Questo è il vettore iniziale, d'accordo? Quindi se io volessi disegnarlo magari con bel colore arancione, la freccia della velocità iniziale è questo, è una freccia che è in questa direzione. Questa qua quindi rappresenta la velocità iniziale, ok? È una freccia nella direzione x, va bene? Quindi io vi do la posizione iniziale, vi do la velocità iniziale e vi chiedo di dirmi cosa succede. Cosa succede a x in questo tempo? Cosa succede a y in questo tempo? E qual è l'aspetto della traiettoria? Ok, x in questo tempo è facile, perché x nell'istante t è uguale a x iniziale, che in questo esercizio vale 0, anzi non mi piace questo x, la traccio così, track, ok? In questo esercizio vale 0, perché parte qua, più l'integrale di chi? Della velocità nella direzione x, pensata come funzione del tempo, più sfogatevi per 5 secondi in tempo di finire di cancellare. Finito lo sfogo. La derivata, l'integrale della velocità, l'integrale della velocità della componente x della velocità nel tempo dall'istante iniziale all'istante generico. Qual è la velocità nella direzione x?
Guardate, in funzione del tempo, voi qua cosa vedete? Cosa vedete? Che l'accelerazione nella direzione X, quant'è? Quindi ho saltato il passato. Prima di poter fare questo, io devo dire sapere cos'è questo, no? Quindi in realtà io devo partire qua. Devo partire dalla conoscenza dell'accelerazione. Da questa qua è una quanto vale? Ho detto è zero. Quindi la velocità nell'istante generico, perché è quello che io devo mettere qui. L'integrando qui non è ancora noto finché non integro quello, no? Quindi la velocità nell'istante t è uguale alla velocità iniziale, e questo in questo esercizio è diverso da zero ed è positivo, più l'integrale dell'accelerazione. Ok? Ma l'accelerazione è la funzione zero. E quindi io vi sto chiedendo, qual è l'area sotto la funzione nulla? Area nulla. Quindi questo qui, per essendo questo zero, questo è banalmente la velocità iniziale, cioè la velocità in funzione del tempo non sta cambiando. Se io facessi il grafico in funzione del tempo della velocità della direzione x, è una funzione che è così. Scusate, ho bevuto la Coca-Cola e un po' di CO2. D'accordo? Quindi la velocità non sta cambiando più. A questo punto, questa è la velocità in funzione del tempo, metto questo qui e posso proseguire col calcolo. Quindi ho x di t che è uguale a questo, abbiamo detto che è uguale a 0 in questo esercizio, e questo, come potete vedere, abbiamo fatto nell'altra ora, e questo è molto semplice, no? Molto semplice. Quindi accelerazione x uguale 0 implica che la velocità è semplicemente la velocità iniziale, non cambia, e questo implica che la posizione è questo. Facciamo adesso la coordinata y. Questo è come varia x in funzione del tempo. Ok? Adesso facciamo la coordinata y. Parto dall'accelerazione, e l'accelerazione è invece un valore, come l'ho chiamato? G. È G. Quindi la velocità nell'istante t è uguale alla velocità iniziale, che ho detto che vale 0, quindi questo non c'è, più l'integrale di questa funzione qua, g, in funzione sto integrando la funzione che di fatto non dipende dal tempo, nel tempo, da 0 a t, è abbastanza evidente che questo è uguale a gt. Ok? Quindi adesso la velocità in funzione del tempo è una funzione che cresce lineamente nel tempo. Avendo questo, posso finalmente dire cos'è la y. È uguale alla y iniziale, che in questo esercizio vale 0 perché parte dall'origine, più l'integrale di questo. Adesso vediamo se suona tra 10 minuti come dovrebbe. E questo y di t è uguale a un mezzo g di quadro, perché è l'area di questo triangolo qui, t, g di t, e quindi è un mezzo base per altezza. Quindi abbiamo questa situazione. Cosa cancello? Cancello quel giù, no, questo è meglio tenerlo. Scrivo qua, vicini, l'uno uno, vicini vicini. Vedete? Cosa ho fatto? Ho considerato l'accelerazione x, l'ho integrato per avere la velocità x e per avere la variazione della velocità x, e ho integrato la velocità per avere la variazione x.
ho fatto la stessa cosa con coordinate y. Ho l'accelerazione y e integro per avere la velocità, e integro la velocità per avere la posizione. Quindi sono arrivato a concludere qual è la legge oraria della coordinata x e della coordinata y, però avendo scelto all'inizio dell'esercizio delle condizioni iniziali. E quali sono? Che partiva qua, quindi il vettore posizione è il vettore nullo perché inizialmente è lì, e la velocità è per di là. E nell'istante iniziale dov'è l'accelerazione? Se io vi chiedessi di disegnare con una, qual era la convenzione giallo era l'accelerazione, com'è l'accelerazione? L'accelerazione, eccola qua, questo è l'accelerazione. Se io vi chiedessi di disegnare la freccia accelerazione, come la disegnate? Nell'istante iniziale è una freccia che è per di qua, perché è puramente la direzione y. Ok? Che traiettoria segue la particella? Questa è una cosa che faremo almeno un'altra volta. Cancello un po'. Guardate, cos'è la traiettoria? Io voglio la curva che la particella segue. Silenzio! Se no do per scontato che l'avete fatto. So che alcuni di voi l'hanno fatto, un liceo scientifico, almeno un liceo scientifico decente, dovrebbe fare questa roba. Prendo la prima. Sì. Inverto. Quindi dalla prima scrivo la t come x diviso vx0. Questo è interessante perché mi dice che io potrei sapere quanto tempo è trascorso misurando la coordinata x. Quindi la misura della coordinata x è una specie di orologio. So quanto tempo è trascorso non appena misuro la coordinata x della particella, perché quando x vale 0 e a t uguale 0, al passare del tempo la x cresce linearmente. Quindi se so che se misuro che la coordinata x è raddoppiata, so che è passato un intervallo di durata doppia, no? Mi seguite? Misurare x corrisponde a sapere quanto tempo è trascorso. È quello che è scritto in questa equazione qua. Prendo questa e la metto qui. Quindi ho y che è funzione sì del tempo, ma il tempo è funzione di x. Quindi è questo un mezzo g t al quadrato, ma t è questo, quindi ho x quadro meglio far così perché intendo di scrivere in questo modo un mezzo g diviso vx0 al quadrato x al quadrato, cioè questo è del tipo ax quadro, cioè la y che a ben guardare la sto pensando con la funzione di x è una parabola. È una parabola, e se a è maggiore di 0, come lo è, perché cos'è a? A è uguale a un mezzo g vx0 al quadrato. A è maggiore di 0 perché g è maggiore di 0 e vx al quadrato, vx0 al quadrato è ovviamente maggiore di 0, 2 è maggiore di 0, quindi a è maggiore di 0. Quindi come si apre questa parabola? Si apre in che modo? Si apre così. Adesso guardate com'è fatta la A. A parità di G, guardate queste parabole qua in cosa differiscono? Guardate l'espressione della A, è un mezzo G diviso Vx0 al quadrato. Quindi dipendono, differiscono dal valore di x, vx0, ok? Quello che ha vx0 maggiore è quello che in curva meno.
D'accordo? Quando Vx0 fosse 0, guardate qua, Vx0 uguale a 0 vorrebbe dire che A infinito, e A infinito è una parabola degenere dove la particella va giù dritto, cioè è una parabola che è... Questo è quando, questo qui è quando A vale 0. Quando va a fare qualcosa, A ancora più grande, A ancora più grande, A infinito. Questo è A uguale a 0, questo è A1, A2 e avete quindi che A2 è maggiore di A1, ok? Che è maggiore di 0. D'accordo? Quindi avere velocità nulla vuol dire che va giù dritto, come è ovvio. Se voi non lanciate con la velocità orizzontale, lui va giù dritto. È una parabola con una A infinita. Se invece mandate con una velocità pazzesca, molto grande, con una velocità orizzontale molto grande, la A diventa molto piccola. Infatti se la A fosse 0, la particella andrebbe così, cioè non cadrebbe, andrebbe dritta. Siamo d'accordo? Questa è cinematica, ovviamente allude a fisica, no? Allude a fisica. Quindi se voi volete sparare un proiettile a un castello nemico, a un nemico, avete mai sentito parlare alzo zero? Quindi voi avete il cannone e se il proiettile è molto veloce, praticamente voi potete sparare con una parabola che è molto, molto poco cadente. Per il proiettile va quasi orizzontale. Per andare rigorosamente orizzontale dovrebbe andare a velocità infinita, no? Se questo fosse infinito, allora questo sarebbe 0 e 0 vorrebbe dire che se ne va, che se ne va così. Chiaro? Evidente? Anzi, mi fa venire in mente un filmato su YouTube che ho visto qualche anno fa. Dovete sapere, lo sapete, no? Eravate piccoli. Quando ci fu la seconda guerra in Iraq, quello che buttarono giù Hussein, c'erano molte polemiche, no? Allora i francesi erano contrari alla guerra e gli americani si sono poi risentiti, perché nella prima guerra del Golfo erano tutti favorevoli, fu una guerra, coalizione. E invece nella seconda guerra molti paesi dissero no, un po' ipocriti. Cosa è successo? Gli americani sono risentiti, alcuni americani patrioti invece di chiamare le patatine, che noi li chiamiamo french fries, le fritte francesi, li chiamavano freedom fries, cioè tolsero la parola french. E circolarono su YouTube parecchi filmati che sputtanavano poi i francesi, e ce n'è uno molto carino, dove c'erano questi, era un filmato tecnico di un nuovo lanciarazzi della tecnologia francese. Allora vedete i due, quello che tiene il missile, il bazooka, chiamava così, è il suo aiutante. Allora c'è vedete in lontananza il bersaglio di un carro armato, in primo piano questi due soldati francesi, questo lancia missile high tech, è finito l'ora. E a un certo momento il filmato scorre e dura 45 secondi e vedete il cursore del tempo che scorre e cosa succede? Cosa succede? A verso il 40esimo secondo finalmente l'assistente dà il colpo sull'elmetto e quello tira il grilletto. Sono stati fortunati perché se esplodeva erano morti. Cioè ha fatto sì o no 2 metri. Cioè evidentemente la velocità con cui è uscito era così basso che ha fatto la parabola così. Ok? Vabbè, io ho riso come un matto perché ce l'avevo con i francesi.